Alla morte dell'imperatore Alessandro Severo nel 235 d.C. si succedette un cinquantennio di grande instabilità politica e crisi economica, che portarono l'impero sull'orlo della dissoluzione. Alla crisi economica si affiancava quella politica. I ripetuti interventi dell'esercito imperiale, infatti, non riuscivano a contrastare l'ondata di invasioni barbariche in atto da tempo. In più alcune aree dell'impero si erano dichiarate indipendenti. La Gallia e la Britannia avevano formato l'impero delle Gallie, governato da Tetrico, e a Oriente la regina Zenobia aveva preso il posto di Odenato, un militare romano che aveva salvato l'Oriente dall'invasione sassanide e governava queste aree dell'impero come una sovrana. Tutto ciò si protrasse finché un gruppo di generali dell'Illirico decise di prendere in mano la situazione. Dapprima l'imperatore Claudio il Gotico affrontò con successo i barbari. Poi, dopo la sua morte, gli eserciti riuniti decisero di conferire il titolo di imperatore ad un brillante generale, Lucio Domizio Aureliano. Aureliano si trovava insignito quindi della porpora imperiale in una situazione di estrema difficoltà, potendo disporre di un esercito limitato a 50.000 uomini. Tuttavia non si perse d'animo ed in rapida successione sconfisse le popolazioni di Sarmati, Vandali, Marcomanni e Alemanni che minacciavano l'Italia. Decise poi di marciare contro la regina Zenobia. Durante la marcia sconfisse i Goti. Sconfiggendo questi barbari, il nuovo imperatore impose la sua linea politica. Negò infatti qualsivoglia compenso a queste popolazioni in cambio del loro stato di federati, cioè di guardiani delle frontiere imperiali. La battaglia decisiva per riscattare i territori orientali dell'impero avvenne il 272 d.C. ad Emesa, nei pressi di Antiochia. Aureliano disponeva di circa 50.000 legionari, di comprovata esperienza. Tra questi erano state reclutate alcune truppe palestinesi armate di mazze, armi letali per i cavalieri che affrontavano queste unità. Zabdas, il generale di Zenobia, disponeva di 70.000 uomini, la cui maggior parte era composta da cavalieri pesanti chiamati catafratti. La battaglia iniziò con la cavalleria palmirena che caricò le ali di cavalieri romani. Su suggerimento di Aureliano, queste truppe più leggere e veloci di quelle avversarie si ritirarono lasciandosi inseguire dai palmireni. La cavalleria romana si trovò ben presto mal partito. Ciononostante Aureliano notò che l'inseguimento aveva scompaginato i ranghi dei catafratti avversari e che il loro armamento pesante ne aveva causato un notevole affaticamento. Le migliori truppe avversarie si trovavano quindi molto esposte. A questo punto l'imperatore scatenò la fanteria contro i cavalieri avversari, in particolare i reparti palestinesi con le loro mazze fecero strage degli stanchi e disorganizzati catafratti palmireni. Fu l'evento decisivo della battaglia e l'esercito palmireno si dette ad una fuga disorganizzata. Non ci sono dati certi delle perdite, ma quelle romane furono limitate e quelle palmirene notevoli. Aureliano riannesse le province d'Oriente all'impero nel 272 d.C. e portò a Roma la regina Zenobia in catene. Marciò poi verso occidente e nel 274 d.C., sconfiggendo l'usurpatore Tetrico, riannesse la Gallia e la Britannia all'impero. Per questi successi il Senato gli conferì il titolo di Restitutor Orbis, cioè restauratore del mondo. Il grande generale morì assassinato l'anno dopo, nel 275 d.C. Egli lasciò un impero finalmente riunificato, ma che ancora non aveva risolto i problemi della successione al trono e dell'eccessivo potere nelle mani dei generali dell'esercito. La fine della crisi del III secolo fu sancita dalla salita al trono nel 284 d.C. di Diocleziano, un imperatore illirico che traghettò l'impero dal principato al dominato. Diocleziano infatti divise l'impero in impero romano d'Oriente ed Occidente, ciascuno con un suo reggente chiamato Augusto e un successore designato chiamato Cesare. Egli inoltre depotenziò le legioni in favore di un sistema militare più dinamico e funzionale. Iniziava il periodo storico detto del Tardo Impero.